E poi dopo fu intensificato, quando poi sì, logicamente venne fuori che fu in seguito a quest'ultimo omicidio, questo del Mainardi e della Migliorini, praticamente che scattò il collegamento con, diciamo, con. Quindi vorrei fare un'osservazione a quello che ha scritto Mario Spezzi, perché praticamente non ci fu nessuna, poi lo potete chiedere anche al dottor Vigna quando se lo intervisterete, e praticamente non ci fu nessuna lettera, nessuna segnalazione, fu soltanto orale, perché io ero in ufficio, e questo ricordo perfettamente, che il maresciallo Fiori era un sottufficiale che all'epoca lavorava, prestava servizio presso il nucleo informativo dell'allora gruppo Carabinieri di Firenze, e qua la mattina venne su da me in ufficio e mi disse: sai, c'è da dire una cosa, dice, siccome lui all'epoca faceva servizio a Signa, alla compagnia di Signa, disse, ma dice, praticamente fece presente che dice, ma nel 68 a Signa, quando io facevo servizio, c'era stato un duplice omicidio fatto comunque con una pistola dello stesso tipo, dello stesso calibro, eccetera, eccetera. E lei ricorda questo Fiore? Fiori, Fiori, maresciallo Fiori. Lo ricorda nel 68? Ecco, non lo ricordo. Nel 68, 68 non, senz'altro l'avrò visto e cose, però può darsi che non. Perché nei verbali non risulta. Non che abbia verbalizzato, sì, lui allora non comandava, ma vedere. Sarà stato vice brigadiere, penso, nel 68, non lo so, fece servizio forse al. Però era sempre lì a Signa lui. Perché questo equivoco nasce proprio dal fatto. Non ci fu nessuna lettera, nessuna. No, questo discorso del biglietto anonimo al giudice Tricomi. No. Nacque dottor Tricomi, no. Al dottor Tricomi gli telefonai io quella mattina. Tricomi era il giudice istruttore, no? Sì. Io gli telefonai a Tricomi e gli disse: dottore, guardi, così così è venuto poco fa da me il maresciallo Fiore, mi ha detto questo e questo. E poi andai in tribunale, all'ufficio istruzione, parlai con Tricomi e facemmo delle ricerche, insomma, e poi venne fuori che questo praticamente che già c'era stato il processo in appello a carico del coso, quindi praticamente gli atti del processo erano andati a finire, mi sembra, ad Ancona, mi sembra, non vorrei sbagliare adesso. Del processo perché, di Perugia del 68? Perché c'era stato il processo, prima c'era stato in primo grado a Firenze, poi c'era stato l'appello, insomma, praticamente, ma poi mi ricordo che mandai un sottufficiale del nucleo investigativo che andò a cosa e trovò in archivio, praticamente, e mi sembra ad Ancona, non vorrei sbagliare, però praticamente ho Perugia ancora, comunque il fascicolo, e nel fascicolo, a fascicolo erano allegati praticamente i reperti, alcuni reperti, fra questi reperti c'era una busta con i bossoli praticamente che erano stati repertati a Castelletti nel 68, fu fatta una comparazione dal gabinetto regionale di polizia scientifica della questura di Firenze, fu fatta una comparazione fra quei bossoli e gli altri che erano stati ritrovati negli altri duplici omicidi, certo. Praticamente venne fuori che praticamente erano stati sparati dalla stessa arma, che ci abbiamo sbattuto la testa per tanti anni senza riuscire, insomma, a scoprire nulla, insomma. Ecco, questo perché nell'89 il giudice Rotella fece una sentenza di assoluzione per quello che riguardava la pista, sì, infatti fui sentito anch'io, però allora era a Ternevi, fu chiamato dal dottor Rotella, cosa fu, prima che poco dopo fece poi la sentenza. Lui era convinto, insomma, di questa pista. Beh, sì, penso proprio di sì, insomma. Per lei era la stessa persona che operava, poteva essere più di una persona, per il modo di sparare. Ma non si può fare queste cose in due. Penso proprio di no, insomma. Pensa che era una persona. Che la persona fosse una persona sola, quella che. No, penso. Per cui, cioè, si capì, diciamo che. La cosa che non si. Che l'unica cosa certa era la pistola, l'arma, insomma, che era la stessa. Quindi, ecco, il problema era collegare il primo omicidio con gli altri omicidi, insomma. Ecco, questo era il problema, insomma.
di muratori andrà a ripulire qualche casa e troverà i resti, troverà la biblioteca del mostro con tutti i vasetti con dentro i vedici. Diciamo il fiume Sieve. Il fiume Sieve scende dritto, confuso come una retta da nord a sud e guarda caso passa da Ponte Sieve e da Ponte Niccheri e in mezzo si trova Bagno Aripoli. Bagno Aripoli è una cittadina attaccata a Firenze praticamente, al sud-est di Firenze, che deve avere qualche cosa di molto importante, non solo perché si trova su questa linea retta che scende e che segue appunto il decorso del fiume Sieve, ma perché nel famoso messaggio alla dottoressa della Monica, il mostro parla di Piazza della Repubblica con una B e non con due B. Si disse il mostro ha commesso un errore. Ma il mostro è una persona che probabilmente non conosce bene l'italiano, come tanti non lo conoscono, pur avendo fatto studi di un certo livello. In Toscana, a Firenze, lì è difficile non conoscere l'italiano, nel senso che lo conoscono meglio di noi, meglio di chiunque noi. Il mostro è una persona che sta ben attenta a non lasciare il suo DNA sulla saliva, eccetera. Quindi, pensate, si porta la lettera già affrancata, con già la plastica, in cui mette il trofeo e lo manda, quindi già affrancata, già scritta, quindi tutte le lettere sono ritagliate, nessuna è attaccata con la saliva o in qualche altro modo. No? Allora, uno che fa così, ce lo vedete a lasciare la B? Evidentemente la B può essere anche stata tralasciata come indicazione, ma non è indicazione positiva, bensì un'indicazione negativa. Cioè, se in una lettera che di per sé costituisce un messaggio di grandissima importanza, no? per le ragioni che lo hanno spinto, ma una lettera dove non c'è nient'altro, dove non c'è nessun'altra indicazione, forse l'unica indicazione è proprio quello che manca, non quello che c'è, che è una sola B. E allora B ho cercato di trovare qualche paese che cominciasse con B, e l'unico che si trova lì è a Bagno Aripoli. E a Bagno Aripoli c'è Santa Teresa, la clinica. Mi hanno già denunciato ampiamente, ma la nuova gestione, ma quella è una clinica che sta lì da tanti anni, e io mi riferisco agli anni tra 50. Gli anni, fine anni 50, forse inizio anni 60, ecco, forse quella clinica può aver soggiornato la madre del mostro, quando appunto era una clinica per questo tipo, una clinica per, adesso è per vecchie, se voi non la conoscete, andateci, perché se potete immaginare nelle vostre fantasie un posto dove possa venire il mostro, è quello. Comunque, a prescindere da questo fatto, ecco, a Bagno Aripoli esiste tra l'altro sia Villa Santa Teresa sia Villa Santa Monica oltretutto. Bagno Aripoli è importante per qualche ragione, forse una di queste ragioni, una delle ragioni è questa. A questo punto, San Piero a Sieve, Bagno Aripoli, il Mugello, ci sono una serie di indicazioni estremamente, l'operazione chirurgica,
il tumore al seno, all'utero. Una volta facevano un'operazione, tutte e due toglievano, una persona, per esempio una donna aveva un tumore all'utero, non toglievano solo l'utero ma anche il seno perché pensavano o viceversa. E questo lo facevano appunto in quegli anni che va dal 55 al 61, 62, poi gli interventi sono molto migliorati, ma è proprio in quel periodo era così, ed era proprio quello il periodo in cui il mostro aveva l'età giusta per avere il trauma, il forte trauma, rappresentato da una madre che abbia avuto questo intervento, posso immaginare cosa poteva essere in quel momento. Questo all'epoca, negli anni Ottanta, lei nella sua relazione indicò... Sì, sì, tutto indicava, tutte le strade indicava, anche quello che si doveva fare fisicamente, perché io feci questa cosa, lo sanno tutti, per il SISD, quindi era uno scopo investigativo, non era mica... Come venne in mente poi di rivolgersi... Vuoi rispondere? Non è il mio. Certo. Venne in mente poi agli inquirenti di rivolgersi ad una... violento per Gianni, era un, come possiamo dire, un grezzo contadino, non era violento. E come gli venne in mente? Gli venne in mente per mille motivi, io conosco bene la storia, quindi... Allora, innanzitutto c'è una deformazione di professionale, per cui... la polizia, quando cominciò a occuparsi di questa cosa e quando cominciarono a pensare al cosiddetto mostro, ritennero che un mostro dovesse essere brutto. E quindi, dopo le prime indagini che furono fatte così alla Carlona, però poi andarono in generale, si servirono persino una cosa che io scrissi un'intervista che feci però credo nell'86-87, insomma subito dopo, sul giornale, o addirittura prima dell'ultima, e allora c'era l'Europeo, no? E io dissi che il mostro doveva, che era uno scapolo, oppure che viveva con la mamma, allora sottoposto un'analisi di tutti gli scapoli di Firenze, e fecero bene perché tutti quelli che vivevano con la mamma. E così, fra le altre cose, raccolsero informazioni su personaggi, c'erano una decina di personaggi brutti come la fame, che sapeva di notte di spaventi, no? Che avevano fama di essere violenti e negativi. Personalità di questi, del Pacciani e dei suoi compagni? E tra questi il Pacciani, perché il Pacciani? Perché il Pacciani già aveva, avendo questo carattere di fuoco, quindi litigando con tutti, non è che avesse una buona fama fra le persone con cui aveva contatto, soprattutto quando beveva. E quindi c'era la lettera anonima, c'era questa lettera anonima. Ora, il povero Pacciani comunque viveva la sua vita tranquillamente, no? Però Pacciani aveva un precedente, aveva il precedente. Il precedente era che aveva ucciso un signore che era stato scoperto, che lui aveva scoperto in come dire, conversazione amorosa con quella che era la sua fidanzata dell'epoca. Pacciani allora aveva 18 anni, 18. La ragazza ne aveva 15, si chiamava Miranda Bugli. Il signore in questione era un uomo di 40 anni, adesso non ricordo il cognome, Bonini, il quale faceva uno strano mestiere, era uno di quelli che andava vendendo corredi
casa per casa, bussando alla porta. E questi signori avevano fama di saperci fare con le ragazze, perché un po' nel corredo, qualche capo glielo regalavano in un modo o nell'altro, riuscivano. La Miranda, di cui il Pacciani era ancora fortemente innamorato, era una bella ragazza, aveva 15 anni, faceva pastorella, quindi potete immaginare che successe, che quel giorno questo signore la raggiunse su a pascolare le pecore e Pacciani era stato mandato dal padre a portare i ferri a Santa Madonna, a quello che fa il ferro, il fabbro, giusto. E visto che aveva fatto presto, ha pensato di andare a casa della Miranda, che il genitore disse: no, guarda che sta in campagna, quel posto lì. Quindi lui andò in quel posto a trovarla e la trovò che invece stava con costui. A questo punto Miranda disse: prendilo, ammazzalo, perché è stato lui, naturalmente ha avuto a che dire. E hanno cominciato una colluttazione e la ragazza era molto preoccupata di giustificarsi e di dire: mi ha preso la forza. E Pacciani si lanciò contro questo, ma Pacciani era la metà di questo, per cui Bonini lo prese per il collo a un certo punto, vedendosi perduto Pacciani tirò fuori il suo coltello, uno di questi insomma che aveva in tasca, no? E con questo dette un unico colpo, ma fu sfortunato lui, ancora di più il Bonini morì, prese questo colpo sulla tempia e morì. Il Pacciani rimase inebetito da questa cosa e rimase lì, si fece arrestare tranquillamente, senza muovere un dito, senza minimamente dire: non sono stato io, non ho fatto io. Si fece difendere dall'avvocato Dante. L'avvocato Dante era un principe del foro di Firenze, ma aveva anche un'altra qualità: era quel capo dei partigiani che in un'azione famosa il Pacciani ferito, una volta ferito l'avvocato Dante, se lo prese sul gruppone, le fece 2 chilometri a piedi con l'avvocato in un braccio e lo portò all'ospedale dove lo si salvò. Per cui l'avvocato lo difese gratis. Ma come lo difese? Lo difese, ovviamente nessuno avrebbe potuto parlare di legittima difesa in quel modo, né di, in realtà c'è stata una rissa fra due, no? Che si era conclusa tragicamente. E allora che cosa fece? Per difendere Pacciani tirò fuori il delitto d'onore e disse, e quindi esagerò, no? E quindi raccontò una cosa che non era vera, cioè Pacciani veniva dall'alto e aveva visto benissimo quello che era successo, anche se avrebbe voluto non vederlo. Invece lui disse che Pacciani si era nascosto dietro un cespuglio, questo cespuglio, e aveva visto che questo signore aveva cominciato a prendere le mire a Miranda e che poi l'aveva tirato fuori il seno sinistro. Questa cosa del seno sinistro fu una cosa gravissima. E allora Pacciani a questo punto è imbestialito, era uscito fuori, insomma. Nessuno disse, e non ci fu verso di fare dire un intero processo, questa è una cosa allucinante, che Miranda Bugli era stata condannata insieme a Pacciani e sarà fatta 4 anni di galera per istigazione al delitto. Primo, no, cos'è passato, cosa i giornalisti hanno fatto passare, giornalisti che poi Pacciani non era, come si suol dire, un fiorellino, ce l'aveva a morte con i giornalisti, perché pensava che solo i giornalisti lo avessero fatto trovare in questi guai, e i giornalisti lo ripagavano. Ci fosse stato uno a mettere in dubbio qualcosa, no? Tutte le valigie passate da questura diventavano arrovolato, fino al punto di tacere tutto, quindi nessuno sa
che nella realtà Pacciani venne condannato a 14 anni perché gli furono riconosciute le cose di onore. La ragazza venne condannata a 4 anni per istigazione a delitto. Al contrario, la gente sa che Pacciani ucciso un amico, fece l'amore davanti al cadavere del Bonini che aveva ammazzato, trucidandolo. Pacciani andò in galera, si è fatto i 14 anni lavorando sempre come un dannato, come un disgraziato, mettendosi da parte lira dopo lira perché era taccagno come un paperone dei paperoni. E nel frattempo che stava in galera, poi un paio d'eredità, insomma, quando è uscito dalla galera era un ragazzo ancora giovane perché aveva 14 più 18, 32 anni, decise di prendere moglie. Poteva farlo e andò a prendere moglie come se compra una mucca, gli avevano parlato di questa che stava sull'Appennino tra la Toscana e l'Emilia, e quindi andò a prendersi lì l'Angiolina e con cui costruì una famiglia. E naturalmente però aveva questo precedente. E allora ecco perché le lettere anonime, quindi lui entrò nell'indagine della polizia sin dall'inizio. Dopodiché Vigna, che è giustamente un uomo intelligente, quando gli portarono Pacciani, eccetera, tenete conto che il maresciallo dei carabinieri di, come si chiama, del paese di Pacciani, di Minoriti, ecco. Tutto pensava tranne che questo fosse il mostro. Gli avevano fatto fare 50 perquisizioni in ogni momento, ogni delitto scrivevano che lui andava il mostro. Perché scrivevano? Perché lui aveva litigato con certi amici suoi, i cosiddetti compagni di merenda. Il più grave di tutti era il più disgraziato di tutti era il Nesi, no? Il Nesi era quello che galantuomo, il quale aveva le mignotte a Firenze, no? Poi radunava i ragazzi di San Casciano, li portava dalla mignotta e si faceva pagare dai ragazzi dalla mignotta. E lui campava così. Ce l'aveva con Pacciani perché Pacciani gli aveva portato, non mi ricordo che cosa, lui se l'ha tenuto, insomma, tutta una sera si erano litigati. E questo scriveva ultimamente e divenne il super testimone contro Pacciani. Quello che l'aveva visto, che l'aveva fatto tutto, eccetera. Dal punto di vista psichiatrico, possiamo dire che Pietro Pacciani è anche così, anche se lei non ha sottoposto iniziale, Mario Vanni, Lotti. Che cosa possiamo dire? Possono essere compatibili con la personalità di un serial killer? Nel modo più assoluto. Allora, Lotti era un povero deficiente, come si dice, un parafrenico, si dice. È rimasto bambino perché è stato utilizzato malamente, è stato utilizzato contro se stesso in maniera bieca, e qualcuno, io spero, non voglio fare nomi, ma quelli che l'hanno fatto lo dovranno pagare. Lo dovranno pagare perché se c'è una giustizia non terrena ma divina, ci dovranno pensare, perché non si prende un disgraziato ospite della comunità, uno che parla con i marziani, che tutti lo sanno, e si utilizza in questo modo, gli si fa dire di tutto, è il contrario di tutto. Vanni era stato il postino di quella città e l'unica cosa di male che ha fatto questo disgraziato è di bere una quantità industriale di vino, nonché di cercare di proteggersi, e quindi quando vedeva gli occhi di Pacciani nel primo processo, no? Diceva, noi si andava a fare delle merende, e il giudice, se lei non lo ha tacciato di essere reticente, eccetera, no? E quello evidentemente più di questo non poteva dire, l'abbiamo visto mille volte col saluto romano, che è il procuratore canessa gli prende un cancro, no? Perché non mi manda a casa, insomma, questo, come si fa a prendere uno in quel modo e farlo passare per il mostro di Firenze? Come si fa? Con un coltello, gli hanno trovato un coltello dentro il forno. Ma io sto a casa mia, se vuoi andare nel forno, probabilmente un coltello c'è. Forno della cucina a legna, insomma, non esiste. Poi quale coltello? Un coltello, qualunque, da casa sua. Qui anche per lei, come pensiamo noi. Il Pacciani era un perbenista,
un uomo di cui si può dire tutto, tranne che non fosse una persona che non avrebbe violato una legge neanche a pagarla a peso d'oro. Violento, picchiava la figlia con santa ragione, perché la figlia ne aveva fatti tutti i colori, ma anche un padre generoso che ha dato tutto quello che poteva, ha lavorato tutta la sua vita conservando il briciolo per briciolo. È stato presentato come una specie di animale violento. Ecco, lì c'è quel quadretto lì, me l'ha dato lui, quello sotto, non quello sopra, quello del quadro di caccia. Ecco, dice al mio professore: diventa una scena di caccia. Ma la fai una scena di caccia? Io ho detto sì, faccio una scena di caccia. Allora quello lì diventava l'esempio della violenza, perché ma quale contadino non va a caccia, non c'era un fucile di quelli che avevano in carica ancora, che quello c'aveva, e gli avevano poi denunciato pure quello. E la moglie certo la maltrattava, la picchiava anche, però lo stesso quando gliel'hanno portato via hanno fatto un'azione da Gestapo. Gli hanno portato via una vecchia rimbambita, perché era già rimbambita da tempo, no? La Giolina Pagni. L'hanno chiusa in una clinica, e come se lui non fosse il legittimo marito non gli hanno detto dove stava, perché dovevano far passare all'opinione pubblica l'idea che Pacciani avrebbe ucciso la moglie, poi il mostro, l'avevano costretti a liberare il mostro, e il mostro avrebbe ucciso la moglie. Vergogna, sono andato io, mia moglie è andata a rischio, identificati, portati tutti al commissariato, tutti i carabinieri portati, identificati, perché siamo andati a cercare di far incontrare Pacciani con la moglie legittima, da cui non si era mai separato, nessuna autorità l'aveva separati, va bene? Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con Pacciani hanno preso un abbaglio fenomenale, che ha preso Perugini purtroppo, che fece comodo in quel momento, ecco, non diciamo più, e che poi fu portato fino alle estreme conseguenze per salvare piuttosto varie carriere che conosciamo, e per e ormai la storia di Firenze, del Museo di Firenze, è un grande affresco che fa gola a tutti quelli che ci vogliono guadagnare sopra o mangiare o fare carriera o non perdere qualcosa o così via, e gli unici disgraziati sono quelli che ci hanno lavorato. Povero Canessa innanzitutto, che sotto 40 anni non si riesce a buttare via questa storia, e io che mi sono illuso per tanto tempo di poter dare un contributo alla giustizia, che da qualunque parte che l'avessi dato, solo perché era un contributo intelligente, non per dire che io sia intelligente, ma il contributo lo era, non è stato mai utilizzato in nessun senso, perché era sempre politicamente scorretto rispetto a quello che invece doveva essere la realtà. E poi, come molti pensano, il Mostro di Firenze è un individuo che non è stato mai individuato, che ha agito per 17 anni, ma non è stato mai... Vox populi, vox dei, basta andare a Firenze e parlare con un tassinaro qualunque, glielo dice. E a Firenze fra l'altro dicono anche che il mostro è vivo, sta da qualche parte, sta in una di queste vallate del nord, fra il Piemonte, la Val d'Aosta, eccetera, e che ogni tanto qualche sparizione di donna, qualche ammazzamento di quelle zone può venire. Queste sono le ultime che dicono i tassinari, la gente di Firenze. Insomma, che dovrebbe essere, e invece no, Pacciani era così, era nato in una famiglia, non aveva studiato, ma no, aveva fatto il partigiano, non sapeva fare di tutto, tranne che tagliasse la bistecca alla fiorentina, fra le altre cose, che l'abile tagliatore, quando l'abbiamo portato al ristorante a mangiare la bistecca alla fiorentina, ho dovuto truccare un giornalista, Beppe Gualazzini, seduto truccati, amico mio, che sennò non lui voleva parlare con nessun giornalista, ha accettato solo due, io sono riuscito a fare accettare due cose, una con Borrelli a TG1, siamo andati là, però sempre con me che facevo
devo garantirgli la buona fede dei giornalisti. Allora, e l'altro Gualazzini, che devo dire, c'era l'unico che c'era quantomeno messo in dubbio le cose che venivano dette nel processo. Finito il processo, assolto, l'abbiamo portato a Firenze, Coco Trippone, nell'osteria, eccetera. E lui, Allora, le sette sataniche, girate anche questa. Allora, le sette sataniche, allora io ho parlato sempre di sette esoteriche e forse sataniche, ma dicendo che le sette di questo tipo entrano nel background culturale del mostro, cioè il mostro ha frequentato, può aver frequentato ambienti di questo tipo, dove ha formato questa sua religiosità perversa. Per cui sappiamo con certezza, per esempio, che il mostro ce l'ha col crocifisso, sia perché strappa il crocifisso dal petto della Rontini, no? Lo getta lontano, sia perché in occasione sempre dell'inizio del processo di primo grado va a oltraggiare le tombe, proprio delle tombe, le lapidi della Rontini e dell'uomo, in particolare distruggendo la croce, se ancora una seconda volta, della Rontini. Anche la Pettini nel 74 e il Gentilcore andò al cimitero di Borgo San Lorenzo. Esatto, perché? Perché la Pettini e Gentilcore siamo, la Pettini e Gentilcore siamo nella fase, lui uccide la prima donna che è la, come si chiama, la siciliana, Barbara Locci, no? Perché è di pubblico scandalo. E perché soprattutto, sostengo io, glielo andavo a fare sotto casa, perché abitava lì. E salva il bambino, perché lui si identifica nel bambino, in quel bambino. Questo è il primo delitto. Da questo delitto non fa testo, non è ancora non c'è il delirio, no? C'è l'idea, forse in quel periodo lui frequentava sette o cose di questo tipo. Comunque c'ha 18 anni, entra in possesso della pistola che ormai direi quasi sicuramente tutti sanno, gli ha dato Vinci, come si chiama, Francesco Vinci, che era l'unico malavitoso che poteva dargli la pistola, che peraltro era la pistola, l'unica, una o delle due o tre, erano due o tre, poi l'ultima sono state trovate, quindi l'unica che manca all'appello era la pistola, guarda caso, di un signore di Villa Cidro, no? Che emigra in Olanda, però in Olanda non c'è più traccia della pistola. Tutti gli emigranti di quel tipo, eccetera, io vengo da un paese di emigranti e so che hanno una pistola, un fucile, eccetera, alcuni lo buttano via perché altri lo danno ai carabinieri, altri ancora lo danno a quello, cioè, come sta questo malavitoso, si è presa lui, punto. Allora, il mostro si fa dare la pistola, ecco perché